ai giovani universitari o qualificarsi anche il prossimo anno per la Champions diretta? Credo che sia più bello fare lezione diciamo all'università, da docente, mi è sempre piaciuto, però nello stesso tempo l'entusiasmo che ti dà e l'adrenalina che ti dà il calcio non te lo dà nessun'altra cosa, per quello sono tutte e due cose bellissime, completamente differenti. È una tesi di laurea per la consacrazione internazionale, questa sfida così intrigante con il Barcellona? Io credo che sia una bellissima sfida, siamo contenti di potercela giocare, la cosa che non dobbiamo avere paura, grandissimo rispetto di una squadra forte, ma non il timore di dover affrontare, dobbiamo essere orgogliosi di poterlo fare a testa alta e con grande forza, con grande dignità, con una squadra che vuole andare a fare quello che sa fare, sapendo che davanti è la squadra più forte del mondo. La scossa è nata a Napoli, da allora sono arrivate 4 vittorie di fila. Nell'ultimo periodo sì, abbiamo fatto benissimo all'inizio, poi abbiamo avuto un periodo veramente di difficoltà, era sotto gli occhi di tutti, ma adesso siamo tornati ad essere una squadra compatta, forte, con grandissimo equilibrio, e questo credo che possa fare la differenza da qui alla fine. Quanto state pensando già a questa sfida, anche se siamo durante la sosta, e quante chance ha secondo lei di superare questa gara, visto che poi molti hanno detto non partiamo da battuti, giochiamocela? Ma ti devo rispondere all'allenatore? C'è prima il Bologna, però ti posso anche rispondere che sicuramente c'è prima il Bologna, lo dico seriamente. Poi penseremo al Barcellona, che è una sfida veramente entusiasmante, in cui dà proprio gusto prepararla sia a me che ai miei calciatori. Mi auguro che possa essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione quando ci rivedremo magari il 10 dopo la gara di ritorno. Però pensiamo a queste gare che ci sono. Prima di tutto dobbiamo far bene a Bologna, cercare di portare a casa 3 punti per mantenere il terzo posto e nello stesso tempo preparare per fare una grande partita all'andata, perché se dovessimo fare all'andata sarebbe più difficile affrontare poi il Barcellona in casa. Sì. Ecco, tanti tifosi, scusa l'ultima, andranno a Barcellona, oggi abbiamo visto lunghe code ai Roma Store per la gara di ritorno, le chiedo se giocarla in casa può rappresentare in qualche modo un vantaggio e se la spinta del pubblico può darvi quella carica in più. Ma la spinta del pubblico sono convinto che la sentiremo anche a Barcellona, perché già il fatto e l'entusiasmo che c'è attorno alla squadra può solo che aiutare. È normale che non dobbiamo perdere quello che è il nostro equilibrio in questo momento, dentro e fuori. Mi fa piacere che la gente venga a Barcellona, perché sono occasioni rare, specialmente a Roma nell'ultimo periodo non è successo tanto, e questo ci deve inorgoglire, però ci deve far sentire quella pressione giusta sia a me che ai calciatori ad andare a affrontare il Barcellona. Senta, Schick in nazionale ha confessato di sentire la pressione qui a Roma, ma lei pensa che potrà essere l'attaccante di riferimento della Roma per il prossimo anno? Ormai questa stagione diciamo che è andata, per il prossimo anno Schick è al centro del progetto della Roma. Noi dobbiamo dare tempo a Patrick di crescere, di migliorare e di poter giocare con continuità, quello che non sta facendo in questo momento. Io ho fatto delle scelte ben precise che si legano anche a delle partite e lui ha avuto meno possibilità degli altri. Bisogna anche dire che però lui ha avuto anche meno possibilità di allenarsi rispetto a tanti altri calciatori, e nel momento clou della stagione ho fatto delle scelte, però vi assicuro, e non sono sempre ripetitivo su questo, lui ha grandi mezzi, deve migliorare determinati movimenti, ma la sua risposta della nazionale mi è piaciuta tantissimo, sta a significare che si sta calando in questa realtà sapendo che ci sono delle difficoltà, allenare o giocare a Roma le pressioni esistono, per quello sta a noi far vedere che meritiamo questa piazza e toccherà anche a lui. Senta, mister, si è parlato molto di mercato in questi giorni, queste voci possono distrarre la squadra in un momento che comunque è decisivo? Assolutamente no, anche perché non ci sto pensando, sono tutti proiettati per quello che è il campionato e poi la Champions. Io credo che siamo dei professionisti, dobbiamo essere bravi a saper leggere anche le notizie giuste, ce ne sono anche tante altre sbagliate, però l'equilibrio sta anche in questo e la professionalità prima di tutto, e sono convinto di avere all'interno della squadra dei grandi professionisti. Grazie a tutti. Mister. Niente.